Salve a tutti ragazzi, sono Alion e oggi siamo qui con un nuovissimo video. Oggi ci troviamo di nuovo su GTA V Online, dove vi mostrerò tutte le nuove armi che sono state rilasciate con il DLC Centauri. Quindi ragazzi, andiamole a scoprire subito insieme. Io darò anche dei piccolissimi pareri personali su queste armi e specifico soltanto su queste armi, ragazzi. Non andrò a trattare armi vecchie che possono essere state potenziate o depotenziate con questo DLC, ma andrò a trattare soltanto armi nuove che reputo veramente ma veramente forti, se non overpower, ragazzi, ovvero le più forti del gioco. Io non lo dico in altri termini, ragazzi, perché a parer mio sono veramente fortissime queste armi e dopo vi andrò a specificare quale più nel dettaglio a fine video. Però ragazzi, iniziamo ora con le armi corpo a corpo. Iniziamo subito con la stecca da biliardo, un'arma veramente molto molto bella. Io sono rimasto veramente colpito dalla loro estetica, quindi da tutte e tre le armi corpo a corpo, e io vi consiglio l'acquisto di questa prima arma, che non costa nemmeno tanto, quindi visto il suo prezzo proprio basso io vi consiglio l'acquisto ovviamente. La seconda arma corpo a corpo è questa qui, ragazzi. Una chiave inglese di quelle proprio vecchie che si usano per picchiare chiunque e fanno davvero molto molto male. Io vi consiglio l'acquisto perché sarà un'arma veramente divertentissima e quindi creperete dalle risate usandola. L'ultima arma che andrò a trattare è l'ascia da guerra, ragazzi. Un'arma veramente veramente bellissima che fa la sua porca figura in un mondo così moderno. Vedere un'ascia da guerra del 1500 è veramente un colpo nell'occhio. Quindi ragazzi, io vi consiglio l'acquisto perché è un'arma unica nel suo genere. Ora ragazzi, passiamo agli esplosivi. Ebbene sì ragazzi, hanno aggiunto anche un esplosivo molto molto interessante, direi. Si chiama tubo bomba. È un misto tra una granata e una bomba adesiva. Non scoppierà avendocela in mano, quindi ragazzi esploderà soltanto all'impatto. Questo ricorda una granata che viene lanciata, però ricorda anche una bomba esplosiva, non proprio a dir la verità ragazzi, perché questa esplode con l'impatto, mentre la bomba esplosiva con un innesco che andremo a far esplodere noi. Quindi ragazzi, un'arma molto molto interessante che secondo me sarà molto molto utile in alcuni casi. Ora ragazzi, passiamo alle armi da fuoco. C'è questo fucile a pompa Sweeper che non mi piace molto, ragazzi. Lo reputo molto molto carino d'estetica, però secondo me ci sono molti fucili a pompa più forti. Non ha un gran danno, non ha una gran cadenza di fuoco, non ha una gran precisione e nemmeno una gran gittata. Quindi ragazzi, io sarei piuttosto diffidente nell'acquisto di questo fucile a pompa, perché secondo me ci sono dei fucili a pompa molto molto più validi di questo. Un'altra arma che non è molto interessante è il lanciagranate compatto. Ricorda molto una pistola, perché in effetti è una pistola, ma ricorda anche un lanciagranate proprio perché spara granate. Però ragazzi, nemmeno di questa vi consiglio l'acquisto, perché vista la sua cadenza molto molto bassa fa molti danni, ragazzi, questo è vero. Non ha molta precisione, nemmeno molta gittata. Infatti io vi consiglio di usare il lanciagranate normale, molto molto più potente, una cadenza di fuoco molto più elevata, una precisione e una gittata degne di un vero lanciagranate. Ragazzi, inoltre quest'arma va ricaricata ogni singolo colpo, quindi quando sparerete la prima granata dovrete rimetterne un'altra dentro la canna e aspettare per sparare, quindi veramente molto molto lenta in alcune situazioni. Sarà veramente frustrante usarla. Però ragazzi, è molto molto bella d'estetica, su questo non c'è dubbio, perché è un'arma antica, quindi fa comunque la sua bella figura. L'ultima arma che andremo a trattare è questo mini mitra. Ragazzi, per me questa è un'arma fortissima,
per il running gun, secondo me, sarà un'arma overpower. Non fa molti danni, ha una cadenza di fuoco però elevatissima, ragazzi. Spara il suo caricatore veramente in pochissimi secondi. Vi ritroverete da 40 colpi, perché si può annettere anche il caricatore esteso, quindi veramente molto molto utile, e veramente sparerete tutti i colpi in men che non si dica, ragazzi. Una precisione non scarsissima, ragazzi, perché per un piccolissimo mitra e diciamo nei limiti del possibile. Però ragazzi, la gittata non è molto elevata, proprio perché è una piccola mitragliatrice. Però ragazzi, secondo me questa è una delle armi più forti che si può trovare al momento su GTA, e io vi consiglio assolutamente l'acquisto. Però ragazzi, c'è una piccola sorpresina. Ebbene sì ragazzi, in quest'ultimo DLC hanno incluso anche un piccolo movimento che si potrà fare dalla moto. Allora ragazzi, mettiamoci un'arma prima di tutto, e io vi consiglio di mettere proprio questa, l'ascia da guerra, ragazzi, che fa la sua porca figura in mano. Ragazzi, dovrete acquistare un po' di velocità, quindi ragazzi, dovrete soltanto muovervi, schiacciare A e premere o R1 o L1. Premendo R1 colpirete alla vostra sinistra, mentre premendo R1 colpirete alla vostra destra. Quindi ragazzi, veramente utilissimo per accettare le persone sul marciapiede, e vi farà veramente crepare da ridere. L'ho provato ed è veramente un divertimento assoluto usare questa mossa, che secondo me ritornerà molto molto utile. Non è soltanto divertente, ma secondo me avrà la sua utilità. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ricordo di lasciare un bel like per supportarmi sempre, tanto è gratuito e fa veramente tantissimo piacere ogni volta. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per non perdervi i prossimi video. Ragazzi, commentate qui sotto se volete un altro video in cui parlerò più dettagliatamente delle armi e le andremo a provare assolutamente insieme. Fatemelo sapere nei commenti, ragazzi, non ve lo scordate. Ragazzi, io vi consiglio anche di passare dalla mia pagina Facebook e Instagram, che vi andrò a lasciare qui sotto in descrizione, perché l'aggiorno continuamente e resterete aggiornati sui prossimi video che andrò a fare. Quindi ragazzi, noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti da Alion.